devo fare? Nella derivata prima mi interessa il segno. Cominciamo a vedere anzi quando è uguale a 0. La derivata prima esiste e continua dappertutto. Ci sono problemi col denominatore? No, perché è 1 pi squared al quadrato, quindi non è mai 0. Allora, la derivata prima è uguale a 0 se e solo se o x è uguale a 0. E questo ci torna perché in 0 avevamo un punto di minimo. E allora in un punto di minimo, se c'è la derivata prima, questo deve fare 0. Oppure si deve annullare l'altro. L'altro è 1 meno logaritmo di 1 più x quadro uguale a 0. Quindi se e solo se, questa seconda, x quadro più 1 è uguale a y. Il logaritmo di questa roba è uguale a 1 solo quando l'argomento fa y. Logaritmo naturale. Quindi x uguale più o meno la radice di e meno 1. E quindi, come vedete, abbiamo effettivamente i nostri punti di massimo. Qua abbiamo la radice di e meno 1 e qua abbiamo meno la radice. Quindi il massimo, il valore massimo quanto vale? X quadro più 1 vale e, e quindi qua siamo a 1 su e. Questi valori sono 1 su e. Ovviamente il grafico non è in scala perché la radice di e meno 1 è un po' più grande di 1, mentre 1 su e è 0,36 root. Quindi il grafico lo dovrei fare un po' più abbassato, però spesso per mettere in risalto diciamo, come è fatta la funzione, si useranno due scale diverse sull'asse dell'ascissore e sull'asse dell'ordine. L'importante è che riportiate bene. A questo punto cosa dobbiamo fare? Se vogliamo, sicuramente noi sappiamo che qui ci deve essere per forza un flesso, un altro flesso qui, altro flesso qui, un altro flesso qui. Noi dobbiamo avere questi due flessi che poi si ribaltano in punti flesso dall'altra parte, perché la funzione è pari. E, però poi ce ne potrebbero anche essere altri, perché una funzione scendendo può avere più di un punto di flesso. Pensate a quegli scivoli che hanno varie coppie. Ok? Però ecco, ipotizziamo che voi siate arrivati fin qui, non abbiate il tempo, non sappiate studiare la derivata seconda. Come lo fate questo grafico? Se lo dovete fare, dite ovviamente che non siete sicuri, però tendenzialmente fatelo con un comportamento più semplice possibile. Qui non c'è nessuna necessità che ci siano più di questi 4 punti di flesso. Quindi quando lo disegnate fateci solo quei 4 punti di flesso. Ovviamente ce ne potrebbero essere altri, magari lo dite, diciamo, scrivete nel compito che non siete assolutamente sicuri, del tutto sicuri che il grafico sia fatto così, però è presumibile che sia fatto così. Cioè, andate sempre per la soluzione più semplice, se non siete in grado di svolgere fino alla fine. Adesso, quindi adesso io devo fare la derivata seconda e provare a studiarle. In questo caso probabilmente si può fare. Faccio un cancello un po' perché la derivata seconda prenderà un po' di spazio. Allora, come vedete, intanto la derivata prima è venuta una funzione dispari e questo, diciamo, come dire, sembra confermare il fatto che probabilmente abbiamo fatto i conti bene, perché la derivata di una funzione pari è una funzione dispari. La derivata di una funzione dispari sarà di nuovo una funzione pari. Allora, derivata seconda.
Allora, il denominatore lo dobbiamo elevare al quadrato, quindi qua abbiamo 1 più x quadro alla quarta. Poi dobbiamo derivare il numeratore. Allora, quando derivo x ho 2 per 1 meno logaritmo di 1 più x quadro. Il numeratore è un prodotto. Poi, meno 2x per la derivata di quello lì, quindi 4x quadro fratto 1 più x quadro. Allora, tutta questa roba qui la devo moltiplicare per il denominatore non derivato. Quindi ho derivato 2x viene 2, per questo non derivato, meno 2x per 1 fratto 1 più x quadro, per la derivata di 1 più x quadro fa 2x, 2x per 2x fa 4x quadro. Poi ho meno 2x che moltiplica 1 meno logaritmo di 1 più x quadro, tutto per 2, quindi viene 2 per 2 fa 4, viene 1 più x quadro, per la derivata di x quadro che fa 2x, quindi mi fa 4 per 2 fa 8 x quadro. Quindi, se facciamo delle semplificazioni, sempre supponendo di non fare errori, qua è facile fare errori, poi magari controlliamo, vediamo un po' se c'è, perché ci stava lo svolgimento, quindi in genere no, c'è solo il test, non c'è lo svolgimento. Comunque, qui abbiamo due pezzi, tra questo e questo mettiamo in evidenza, quindi ho 1 meno logaritmo di 1 più x quadro che moltiplica 2 per 1 più x quadro quadro meno 8 x quadro per, diciamo, mettiamoci un 1 più x quadro a moltiplicare qua, e allora qua ce n'è, e qua è così. Questo è il primo pezzo. Poi c'è meno, cioè ho preso questo pezzo qui, ho preso questo pezzo qui e ho messo in evidenza quello che devo mettere in evidenza. Poi il secondo pezzo è meno 4x quadro che moltiplica 1. Quindi il secondo di x è uguale, mettiamo in evidenza tra tutti i pezzi 1 più x quadro, lo semplifichiamo al denominatore, quindi sotto mi rimane 1 più x quadro al cubo, sopra mi rimane 1 meno logaritmo di 1 più x quadro che moltiplica 2, vabbè 2 lo metto in evidenza, che moltiplica 1 meno 3 x quadro, e poi mi rimane meno 4 x quadro. Allora, ovviamente posso anche mettere in evidenza 2, quindi qua mi viene meno 2x quadro. Tutta questa roba qui è positiva, quindi quello che devo studiare è il segno solo del numeratore, cioè di questa funzione qua, cioè devo andare a studiare quando questa funzione qua è uguale a 0, cioè 1 meno logaritmo di 1 più x quadro per 1 meno 3x quadro meno 2x quadro.
uguale. Quindi se preferite devo studiare logaritmo di 1 più x quadro che moltiplica 1 meno 3x quadro. Poi qua ho 1 meno 3x quadro, quindi mi viene 5x quadro meno 1. Beh, questa non è facilissima da studiare, però non è neanche impossibile da studiare. Allora, mettiamola così, facciamo logaritmo di 1 più x quadro, sempre se supponendo di aver fatto bene, uguale 5x quadro meno 1 fratto 3x quadro meno 1. E vediamo, poi comunque c'è un modo minimo di controllare quello che stiamo facendo. L'unica cosa che mi dispiace è che se faccio, perciò sto cercando di andare piano, perché se faccio un errore ovviamente dico poi tutte fesserie, conseguentemente. Però insomma, se dico fesserie a un certo punto me ne accorgerò, non è che continuerò a dire fesserie. Allora, per cercare di capire dove è soddisfatta questa equazione, andiamo a vedere diciamo come sono fatti i grafici di queste due funzioni. Soprattutto cominciamo con la funzione di destra, 5x quadro meno 1 fratto 3x quadro meno 1. Allora, questa in 0 è una funzione pari, in 0 vale 1, quella di destra, questa qua. Allora, in 0, 0, 0, questa vale 1. Poi il numeratore si annulla quando x è uguale a più o meno radice di un quinto, che farà 0,4 e qualcosa, più o meno. Invece il denominatore si annulla quando x è uguale a più o meno radice di un terzo, che farà 0,5 qualcosa. Quindi qua abbiamo un primo punto dove la funzione fa 0, poi quando x quadro diventa un terzo, ma prima che x quadro diventi un terzo, questo qua è diciamo, prima era negativo, quando x diventa un quinto questo diventa 0 e poi diventa positivo, questo invece diventa negativo, quando questo qua diventa 0 questo qui tende a meno infinito. Quindi qua abbiamo radice di un quinto, poi radice di un terzo, la funzione molto probabilmente fa così. Qua stiamo a più o meno radice di un terzo, siamo più o meno 1 su radice di 1. Appena passiamo a radice di un terzo la funzione è pari in ogni caso, l'asintoto passa dall'altra parte, cioè la funzione tende a più infinito, e quando x tende a più infinito, più o meno infinito, la funzione tende a 5 terzi.
qua era 1, 5 terzi è un po' più grande di 1, quindi qua ci sarà una sintonia di Pluto. Per dimostrare che effettivamente la funzione qua scende e qua scende, potete anche invece di derivare questa funzione qua, potete derivare la funzione 5t meno 1 fratto 3t meno 1 e vedere che effettivamente quella funzione per t maggiore di 0 scende. Comunque, insomma, questo è il grafico, poi lo approfondiamo questa cosa. Adesso il problema è come è fatto il grafico dell'altra funzione, logaritmo di 1 più x quadro. Logaritmo di 1 più x quadro, se ci fate caso, l'abbiamo pure fatto l'altro giorno, cioè giovedì mi pare. Logaritmo di 1 più x quadro è una funzione pari, e in 0 vale 0, e che fa così. La cosa importante è che una funzione pari è monotona. Allora, essendo monotona, diciamo, per x maggiore di 0 è monotona crescente, per x minore di 0 è monotona decrescente, ovviamente. Se dimostriamo che questa è monotona decrescente, diciamo almeno da 0 fino a 1 su radical 3 e da 1 su radical 3 in poi, a questo punto questi qua si devono incrociare due volte. Una volta qui, prima di 1 su radical 3, e una volta qui, perché? Per quale motivo? Perché una sale e una scende, cioè se andate a fare la differenza, cioè la funzione, chiamate questa f e l'altra g, f meno g qua è negativa e in un punto qua a destra, diciamo, vicino a meno 1 su, a 1 su radical 3, è diventata positiva. Siccome la differenza sta salendo, perché la differenza di una funzione che sale meno una funzione che scende, quindi la differenza sta crescendo, per il teorema degli zeri deve passare per 0 e ci deve passare crescendo una volta sola. Vale sia qui, ma vale anche da questa parte, perché da questa parte qua la sintesi è cambiata, quindi la differenza qua di parte di nuovo negativa, ma sta crescendo e da negativa deve diventare per forza positiva. Quindi effettivamente noi sappiamo che ci sono due zeri di questa funzione, uno tra 0 e 1 su radical 3 e uno tra 1 su radical 3 per in poi. Se lo volete localizzare, basta effettivamente, per esempio, se ci metto il valore 1, questa funzione vale logaritmo 2, questa funzione vale 4 fratto 2 che fa 2, quindi questa sta sotto a questa. Se ci metto il valore 2, qua mi viene logaritmo 5, mentre qua invece mi viene 20 meno 1 che fa 19 fratto 11. 19 fratto 11 è più grande di 1,5, mentre logaritmo 5 probabilmente non ci arriva a 1,5. Mettiamoci 3, mi viene logaritmo 10, logaritmo 10 è maggiore di 2 perché al quadrato non ci arriva a 10, e questo è sceso ulteriormente, quindi il, diciamo, questo punto qua d'incrocio è compreso, diciamo, qui abbiamo due punti, x con 1 e x con 2, x con 1 è compreso tra 0 e 1 su radical 3, e x con 2 è compreso tra 2 e 0. Poi se volete localizzarli con maggior precisione, applicate il metodo della bisezione, cioè andate a vedere se questa funzione ha passato questa a 2,5, a 2,3, e a un certo punto potete localizzare anche facilmente la prima cifra di 100. Quindi quanti pezzi abbiamo trovato? 4, quei 4 flessini, uno qua, uno qua, uno qua e uno qua, sono quelli simmetrici, quindi abbiamo effettivamente diciamo verificato. Allora, però possiamo fare un piccolo controllo. Se vi ricordate il grafico della funzione, il grafico della funzione come era fatto? In 0 valeva 0, poi i punti di massimo dove stavano? A radice di e meno 1. Allora il flesso deve stare prima del punto di massimo, primo flesso. Infatti il primo flesso stava prima di 1 su radical 3, quindi stava prima di 1, e questo numero è maggiore di 1. Il secondo flesso deve stare dopo il punto di massimo, il
infatti radice di e meno 1 è 1 e qualcosa che è minore di 2 secondo Fresto stato 1. Quindi non è proprio, diciamo, non mi dà la sicurezza di aver fatto bene, però è confortante che probabilmente potrei aver fatto i punti giusti. Ok? Dicevo, l'unica cosa che in effetti ho fatto un po' velocemente per quanto riguarda le vostre capacità, questa l'avevamo studiato, lo sapevamo che era crescente perché avevamo studiato la derivata prima e sapevamo, ha fatto pure la derivata seconda, avevamo visto che prima era commessa e poi conga, quindi faceva così, lo sapevamo, il grafico l'avevamo studiato tipo giovedì o martedì la settimana scorsa. Per quanto riguarda l'altra, io devo studiare questa funzione qui, devo studiare la funzione 5 quadro meno 1 fratto 3 x quadro meno 1. Io dico che io voglio studiare la funzione 5t meno 1 fratto 3t meno 1, o se preferite questa è la funzione 1 più 2t fratto 3t meno 1. Ok? Per quale motivo? Perché questa qui è la funzione composta di questa funzione di x qua. Quindi se io la studio quando, diciamo, se studio questa funzione qui, la funzione avrà la stessa crescenza quando la x è positiva e avrà la crescenza opposta quando la x è negativa. Perché quando vado a derivare, cominciamo a derivare questa, vedete che succede. Questa chiamiamola g di t, facciamo g' di t, quanto fa? Qua devo fare 3t meno 1 al quadrato, poi devo fare 2 e 3t meno 1 meno 3 meno 6t, quindi 6t meno 6t se ne va, quindi qua viene meno 1, quindi vedete nella t questa scende. Questa è una funzione che è, se volete, un'iperbole. E questo iperbolo scende sempre localmente, non significa che, perché siccome c'è un punto dove non è definita la funzione, può scendere sempre, cioè avere derivata sempre minore di 0 senza essere monotona decrescente. Pensatela come funzione di x quadro, qua la funzione sta scendendo, poi riparte da infinito e scende un'altra volta, ma da qui a qui non scende, sale. Per quale motivo studio quella funzione e poi dico che lo stesso vale da questa parte per la funzione di x quadro? Perché se x quadro lo chiamo t, se x è minore, se x1 è minore di x2, anche x1 quadro è minore di x2 quadro se x è positivo. Quindi che cosa succede? Che se mi sposto verso destra il valore della, diciamo, della t sta salendo e quindi il valore della funzione sta scendendo sempre localmente. O se preferite, la derivata di questa, chiamate questa funzione h di x, quanto fa h' di x? H' di x fa meno 1 fratto 3x quadro meno 1 al quadrato per la derivata di x quadro che fa x. Era g', per la regola di derivazione della funzione composta è g' valutato in x quadro per la derivata di x quadro che fa x. Allora, come vedete, la derivata di questa funzione, se x è positivo, è sempre negativa, mentre se x è negativo è sempre positivo. Allora infatti vedete che la funzione qua sale localmente e qua scende localmente. Quindi in realtà questa era sicuramente la parte più difficile dello studio di funzione, era lo studio del segno della derivata seconda. In questo caso era uno dei pochi casi in cui si arrivava a studiare la derivata seconda compreso il segno, perché se, diciamo, la funzione che ho dato tutto sommato non era troppo complicata, però ovviamente per quanto fosse non troppo complicata la derivata seconda si mischiava abbastanza e quindi andare a studiare il segno della derivata seconda significava andare a studiare questa equazione qua.
andare a studiare questa equazione qua significa, non è che quell'equazione la potete risolvere. Cioè io posso pure dire, vabbè, ma allora io faccio tutto questo ambarallo là, risolvo l'equazione e provate a risolvere. Questa è un'equazione nella quale il squadro compare sia in una funzione razionale, cioè un rapporto di polinomi, sia sotto il segno di logaritmo. Se qua elimini il logaritmo, di là mi viene un esponenziale. E quindi come fate fate, non riuscite a trovare una soluzione analitica di questa equazione. Però, dice, queste sono due funzioni, se io me le separo, non sono tutto sommato difficili da studiare. Allora, scoprite che qui c'avete una funzione che scende prima di 0 e sale dopo 0, l'altra invece è una funzione che sale prima di 0 e fa il contrario dopo 0. L'unica cosa è che questa funzione, vabbè, ha un asintoto verticale, per cui diciamo c'è un punto dove la funzione ha limite più o meno infinito, a seconda da dove facciamo i limiti. Però almeno localmente, diciamo, se la funzione, diciamo, f, chiamiamo logaritmo, h abbiamo, no, come l'abbiamo chiamata? H questa. Diciamo la funzione di destra, chiamiamo f quella di sinistra. Se f sta scendendo e h sta salendo, per esempio a destra di 0, perché là la funzione è pari e poi basta ripattare il comportamento, se la funzione f passa da valori superiori a quelli di h a valori inferiori a quelli di h, ci deve essere per forza 1, 0. Allora c'è uno 0 e un solo 0 tra 0 e 1 su radical 3, e un 0, uno 0 e un solo 0 da 1 su radical 3 in poi. Poi abbiamo anche visto che quello secondo 0 ci deve stare tra 2 e 3. Questo è la risoluzione approssimata? Assolutamente, questi 0 tu li puoi determinare solo in maniera approssimata, non puoi, ripeto, determinare. Volendo, a me quando mi dici che è compreso tra 2 e 3 e mi hai, diciamo, fatto i conti bene, sta a posto, no? Non è che io pretendo che mi determini questo 0, diciamo. Certo, se ti metti con l'aiuto della calcolatrice puoi determinare anche una cifra decimale dello zero, ma cioè per esempio, che ne so, che è stata 2,4 e 2,5, ma non è una cosa normalmente che venga richiesta. Ok? L'importante è sapere che ce ne sono due, uno qua e uno qua, che corrisponde esattamente a quei due flessi che ci dovevano essere, e poi ovviamente gli altri due corrisponderanno ai flessi dall'altra parte. Quindi abbiamo due massimi, abbiamo quattro flessi, abbiamo esattamente il comportamento. Naturalmente possiamo controllare un po' di segni della derivata prima e della derivata seconda nei vari, diciamo, nei vari intervalli che dobbiamo controllare. Oh, per esempio, se io voglio controllare che le cose vanno bene, allora quella era la derivata seconda, vi ricordate? Come faccio a controllare che la derivata seconda qui è minore di 0? Allora, la derivata seconda è una funzione continua, lo vedete da sopra. Adesso supponiamo di aver segnato il segno, diciamo di andare a studiare il segno di f seconda. In realtà io ho detto che qui ci sono due punti, x1 e meno x1, dove la derivata seconda si annulla, e poi altri due punti, x2 e meno x2, dove la derivata seconda ancora si annulla. In mezzo, in effetti, io non ho controllato i vari segni della funzione. E per controllare i vari segni della funzione come faccio? Sempre la derivata seconda. Allora, il concetto è, basta controllare il segno della derivata seconda in un punto solo, diciamo, in un punto solo per ogni zona. Facciamo un esempio. Innanzitutto la funzione è pari, quindi per esempio mettiamoci 10. Allora, se ci metto 10, in realtà un 1 su più x quadro era meglio semplificarlo. Quindi abbiamo così e abbiamo qua al punto. Allora, mettiamo 10. Allora, qui mi viene meno 400, questo pezzo qua. Andiamo a fare qui mi viene logaritmo di 101. Logaritmo di 101, 3 alla 4 fa 81,
3 alla quinta fa 243, questo qua sarà compreso probabilmente vicino tra 4 e 5, quindi 1 meno questo sarà meno 3 meno 4. Qua lo fate con la calcolatrice, voi avete la calcolatrice. Qua invece mi viene 101, 202 meno 800, quindi questo viene negativo. Questo viene 200 meno 800 fa 600, 600 per 4 fa 2004, meno 400 rimane ampiamente così. Che vuol dire? Vuol dire che la derivata seconda nel punto 10, anche fatta a spanne, è sicuramente così positiva. Ma adesso la derivata seconda da x con 2 in poi deve essere sempre positiva, perché essendo una funzione continua, se passasse, se diventasse negativa, per il teorema degli zeri in mezzo dovrebbe passare per 0. Sarà a seguire questo pezzo di ragionamento che è importante. Io ho detto, ho calcolato la derivata seconda qua, in un punto qua, e ho visto che è positivo. Adesso dico, da x con 2 in poi la derivata seconda è sempre positiva, perché noi gli zeri della derivata seconda l'abbiamo già trovati. Dopodiché, se la derivata seconda cambiasse segno, per il teorema degli zeri in mezzo dovrebbe avere un altro 0. Quindi, se qua ci fosse un punto dove la derivata seconda è positiva e qua ci fosse un punto dove la derivata seconda è negativa, in mezzo ci dovrebbe stare un altro e non c'è. Quindi, da x con 2 in poi la derivata seconda è sempre positiva. Siccome la funzione è pari, è positiva anche in poi. Adesso vediamo in 0. In 0 è tutto facile perché qua mi viene 2, poi qua mi viene 0, qua mi viene 0, poi qua mi viene 1 meno logaritmo di 1 che fa 0, 2 per 1 fa 2, qui e sotto mi viene 1, quindi la derivata seconda in 0 fa 2. Tra l'altro è confortante questo, sì, perché se vi ricordate la funzione vicina a 0 abbiamo detto che si comporta come squadro, e allora la derivata seconda probabilmente dovrebbe fare 2, perché la derivata seconda in squadro in 0 fa 2. Non è proprio perfetto il ragionamento, perché bisognerebbe vedere che gli altri pezzi abbiano la derivata seconda nulla, ma se sono piccoli di squadro tendenzialmente la derivata seconda loro è nulla, ovviamente. Quindi diciamo in 0 la derivata seconda è positiva, quindi cosa vuol dire? Che tra meno x1 e x1 effettivamente la derivata seconda è positiva, sempre per lo stesso motivo. Adesso non mi rimane altro che da fare la derivata in un punto che sta qua in mezzo tra x1 e x2, per esempio nel punto 1, o se metto il punto 1, qui stavolta mi viene 2 per 2 è 4, meno 8 fa meno 4, là mi viene meno 4, qua mi viene 1 meno logaritmo 2, 1 meno logaritmo 2 è 0,3, 0,3 che è positivo per meno 4, numero negativo, meno 4 è ancora maggiormente negativo, fratto un numero positivo è negativo, quindi effettivamente i segni della derivata seconda sono come me li aspettavo. Ho dovuto studiare una disequazione? No, ho semplicemente dovuto calcolare il segno della derivata seconda in un punto. Vabbè, qua avevo 5 intervalli, però per simmetria gli intervalli sostanzialmente erano 3, perché questi due, quando ho calcolato, sapendo che la funzione è pari, se la derivata seconda è positiva di qua, per la parità della funzione è positiva anche da questa parte. Quindi ho dovuto calcolare la derivata seconda in 3 punti, sapendo che però era una funzione continua. Quindi io dico spesso, questo ve lo dico già quando si parla dei precorsi, o quando tocca a me fare i precorsi, in, diciamo, appena capita all'inizio del corso, che le disequazioni non esistono, perché non è vero, cioè le disequazioni ci stanno, però spesso lo studio delle disequazioni si riconduce allo studio di equazioni. Più almeno se io ho la disequazione f di x maggiore di 0, allora io so che la funzione è continua, devo, allora mettiamola così. Supponete di dover studiare questa equazione qua, questa disequazione qua.
Allora, voi dovete studiare la disequazione f di x maggiore di 0, sapete che f è definita su a valori in r continua, dove per esempio a è tutto r meno un qualche punto, cioè, allora che cosa succede? Voi sapete che qua la f vale 0, qua la f non esiste, nel senso che è un punto che non è nel dominio, e qua la f vale di nuovo 0. A questo punto, e quindi avete che il campo di esistenza è sempre r meno questo punto qua, cosa dovete calcolare? Dovete calcolare il valore della f in un punto per ogni zona, però le zone sono separate anche dai punti dove il dominio si interrompe, cioè per esempio i punti dove ci sta una sinusoide verticale o dove il punto non appartiene al dominio. Per quale motivo? In tutta questa zona, supponiamo che c'era un punto dove la funzione era positiva, la funzione non può cambiare segno per il teorema di 0, perché se cambiasse segno dovrebbe avere un altro 0, perché tutta questa zona appartiene al dominio dell'ordine. Mettiamo che qua la funzione venga negativa, e allora in tutta la zona la funzione non può cambiare segno. Mettiamo che la funzione da questa parte può cambiare segno, quindi dovete calcolare anche in un punto in questa zona qua, perché siccome il punto non apparteneva al dominio, pensate alla sinusoide verticale, di qua la funzione sta andando a meno infinito, dall'altra parte riparte con più infinito. Infinito, quindi scavalcando questo punto la funzione può cambiare segno. E mettiamo che da questa parte è positiva, se in un punto è positiva in tutta la zona è positiva, perché tutta la zona appartiene al dominio. Se cambiasse segno, per il teorema degli zeri, essendo una funzione continua, dovrebbe avere un altro zero, e noi gli zeri abbiamo preliminarmente determinato che sono solo due. E poi mettiamo che dall'altra parte è di nuovo positivo. A questo punto, avendo calcolato la mia funzione in 1, 2, 3, 4 punti, un punto per ogni zona, io posso andare a guardare questo, diciamo, schema del segno del DF, confrontarlo con la disequazione richiesta e dire che la disequazione è verificata fino a questo punto qui, tra questi due punti e dopo questo punto qui, no? Se questi punti li chiamate x1, x2, x3, le soluzioni di questa equazione sono x meno x1 unito a x compreso tra x con 2 e x con 3, unito x maggiore x. Questo è un esempio, un modello, insomma, mi sono inventato dei segni così, poi lo rivediamo meglio in qualche, quando ci verrà di nuovo un esempio pratico, però più o meno è quello che abbiamo fatto esattamente in quella situazione precedente. Va bene? Ok, pausa.